Il Duomo di Santa Maria Annunziata e San Leonardo di Conegliano non è solo la chiesa principale della città, è anche un'opera d'arte, per ciò che contiene e per come si presenta affacciandosi sul centro storico. A voler paragonare via 20 Settembre a un giardino di architetture di pregio, il Duomo è senza alcun dubbio uno dei suoi fiori più splendenti. La peculiarità della sua struttura è specchio della particolarità della sua storia. Nasce infatti come sede della Confraternita dei Battuti attorno alla metà del XIV secolo, assumendo il suo ruolo attuale solo dal Settecento, in sostituzione del Duomo precedentemente collocato presso il castello. Nonostante sia stato più volte rimaneggiato nel corso dei secoli, mantiene ancora oggi un aspetto esteriore di palazzo signorile. La pianta quattrocentesca, infatti, è nascosta da una facciata in continuità con gli edifici circostanti e munita di un lungo portico dai grandi archi a sesto acuto, sormontati da una serie di trifore. La superficie è interamente decorata da affreschi del 1593, a opera del pittore fiammingo Pozzo Serrato, il quale concepisce uno straordinario programma dove scene dell'Antico Testamento accompagnano l'immagine dei membri della confraternita su un vascello in tempesta mentre pregano la Vergine. Attraverso il porticato, che sostiene al piano superiore la nota Sala dei Battuti, si accede nell'interno a tre navate, divise tra loro da due coppie di colonne e due pilastri, sulla cui superficie troviamo ad affresco i Santi Stefano e Lorenzo del 1491. Dalle cappelle laterali fanno capolino interessanti opere d'arte, in parte provenienti da altre chiese del territorio come ad esempio il Fonte Battesimale quattrocentesco e il Battesimo di Cristo del Frigimelica, accompagnati nello stesso ambiente da un crocifisso di chiara influenza nordica del XV secolo. Da menzionare è inoltre la presenza di lavori di Francesco Beccaruzzi, Palma il Giovane, Giuseppe Modolo e un interessante altare marmoreo di Giuseppe Brescaccin e Marco Casagrande. Sulla parete absidale un capolavoro, la Sacra Conversazione di Cima da Conegliano, commissionata dai Battuti nel 1492. Rappresenta con perfetto linguaggio rinascimentale la Madonna con il Bambino e i Santi cari alla confraternita, su di uno sfondo architettonico arioso e raffinato. Un'opera d'arte davanti alla quale si può sostare per ore, contribuendo con la sua presenza a rendere ancora più unica nel suo genere la fabbrica del Duomo di Conegliano.